Perché la mia build è sto cazzo di cane. Vuoi la vabbè, rifare? dai. No, no, vai tranquillo, vai tranquillo. Poi Ah, casomai ok. taglio, oppure se la potrei anche Ah, lasciare così, ok. magari si fanno una risata, che cazzo Sì, infatti. Stella, vieni dentro dal monitor. ne so. Bella lì. Molto naturale, Ok. Esatto. a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di un mio amico che sta in gilda con me, si chiama Neil e usa il pesantemente armato. In compagnia sua praticamente vi spiegheremo come buildare praticamente il barbaro. Ciao Nial. Ciao a tutti ragazzi, ciao Black, ciao a tutti. Allora, qui abbiamo il barbaro di Nial. Dici un po' cosa equipaggi sul tuo barbaro come Sì, pezzi di allora, armatura. praticamente questa qua è la build, diciamo, da mobbate, quindi andiamo a parlare tutto ciò che fa il mobbate, nel senso abbiamo la testa. La testa è la barbuta, da incursione della Guardia del Leone, che penso sia il best in slot, perché quando abbiamo la resistenza oltre il 75% il nostro potere aumenta del 5000, con ovviamente il kit rinforzo del potere. Ok, ovviamente non uso tutti i utilità, andremo a mettere tutti gli oscuri a grado 15 che danno il 6% di influenza compagno. E se non avete questa testa e tante altre, non vi saprei consigliare, nel senso questa qua è per me la migliore. Poi per quanto riguarda l'armatura abbiamo la cotta maglia dell'ebano, che dà l'1% di potere per 10 secondi, massimo 5 cumuli. Logicamente, uscendo quella del saprofago, che dà il 10 cumuli, è molto meglio. Ci vuoi dire dove Però si comunque bisogna trova avere. l'armatura del saprofago? Sì, certo, al sottomonte a Terminus bisogna fare gli Ok. incontri eroici delle rune. È molto difficile che la droppa, io ho passato davvero tante ore a farlo e c'è chi la droppa subito, chi non la droppa, è un Come po' tutto a caso, esatto, e quindi boh, o lascio io sono perdere, stato questa 2 qua va settimane a benissimo perché cercarla. tanto, esatto, quindi se vogliamo fare le gare di DPS, quella lì è l'ideale. Come Ok. slot potenziamento armatura abbiamo il coriaceo, che secondo me è il best in slot per il DPS, perché ci parà i colpi, farà tantissimo, tantissimi danni. E slot difensivo, incantamento radioso grado 15, in tutti gli slot difensivi andiamo a mettere radioso grado 15 per avere il massimo dei punti ferita. Ok. Come braccia cosa usi qui? Qui ci dice che Come braccia usi quelle del usiamo leone, avambracci del leone, che si che prendono otteniamo sempre con la 250 cittadella. di potere, vengono sempre dalla cittadella. Questi pezzi qua si ottengono con delle valute che si droppano all'interno della cittadella ai boss. E queste braccia, secondo me, sono l'ideale da accompagnare a un coriaceo. Perché se leggiamo dice ottieni 250 potere quando colpisci un nemico, perdi un accumulo quando vieni colpito. Si accumula 20 volte. Ed è Cosa tanta vuol roba. dire? Che noi avremmo sempre, esatto, perché avendo il coriaceo che ci para il colpo, noi non perdiamo l'accumulo delle braccia. Quindi avremo sempre 20 volte 250, quasi 5000 di potere attivi. Ok. Anche qua è incantamento oscuro grado 15, quindi influenza compagno, che è tanta roba. E questo è un gran bel pezzo. In alternativa ci sarebbero le chiodate. Ci sarebbero le chiodate che danno l'1% di danni ogni volta che colpiamo un nemico. Però lì non bisognerebbe mettere il coriaceo, perché se andiamo poi a leggere le chiodate, ci rendiamo conto che il coriaceo ci blocca i colpi e lì invece necessita essere colpiti. In E pratica quindi con le chiodate bisognerebbe. avremo bisogno di equipaggiare come incantamento armatura la battaglia elfica in modo da Battaglia ricevere i danni e elfica. accumulare i cumuli, insomma. Esattamente, esattamente. Io ho visto diverse build
Con le chiodate c'è chi usa anche l'incantamento per le autocure, ad Sì. esempio, che è anche una cosa che volevo provare, però è un po' dispendioso, costa tanto, quindi non ho milioni da buttare. Però secondo me coriaceo e vambraci del leone andate sul sicuro ovunque. Ok. Nessuna distinzione di dungeon. Beh, Skippiamo un passiamo al attimo pezzo le armi e forte. passiamo ai Ah, piedi. ok. Ok, i piedi come della mod vecchia, mod passata, questi qua sono ancora a mio avviso i best in slot perché aumentano il danno inflitto del 5% che per DPS, essendo un barbaro strutturato full DPS, non possiamo non metterli, anche se abbiamo le guarigioni ricevute ridotte del 25%. Arriverai a un punto dove comunque giocherai con altri PG che sono endgame, quindi healer. Sono delle bombe del tuo meno 25%. È vero che magari può dare un po' fastidio, però non hai problemi. Se l'healer è un top healer, non hai problemi, anche se hai il 25%. Sconsiglio di metterle nel momento in cui vai a fare magari un training, che magari hai bisogno di imparare le meccaniche, allora aiuti l'healer togliendo questo meno 25%, così magari se Diciamo muore che meno. casomai ti trovassi anche, in generale, diciamo che quando ci si trova anche in una coda random con un healer piccolino, potrebbero dare fastidio all'healer piccolino, quindi si potrebbero anche cambiare in tal Assolutamente, caso. assolutamente. Io ti dico, ho strutturato il PG con un'idea ben precisa dietro, nel senso so di avere un diciamo debuff delle cure in ingresso, quindi poi andremo a vedere passo passo nella build che ho messo dei piccoli accorgimenti per cercare di aiutare gli healer il più possibile, partendo poi dai bonus della stalla delle cavalcature. Andremo a vedere che cosa sono andato a mettere, perché tanti pezzi di questa build si incatenano tra di loro. È proprio un lavoro di passione e di modo di giocare che io al momento mi trovo molto bene. Eh sì, bisogna stargli dietro se si vuole creare Sì, un no, buon ma è chiaro personaggio. che bisogna avere un'idea ben precisa, perché Esatto. mettere le cose a caso poi. Secondo me questi sono i migliori consigli che posso dare per un barbaro, nel Sì, senso. bisogna prima fare un po' di pratica e conoscenza del gioco per poter equipaggiare, diciamo, i pezzi più Esatto, giusti, anche perché perlomeno. sai, uno vede la build che così mette, ah ma comunque usa almeno 25%, quindi che me ne frega, però devi essere innanzitutto a un certo livello per metterti guarigioni ricevute ridotte del 25%. Sì. Devi conoscere bene le meccaniche, devi schivare le aree rosse, devi avere un po' le mani per indossare questo pezzo. Sì, anche perché comunque indossando questo meno 25% di cure vuol dire che l'healer faticherebbe comunque sempre a curarti, ma tu essendo forte, diciamo, uccidi anche molto più velocemente i nemici e ricevi meno danno. Quindi Esatto, e qua entra è in tutta gioco una anche il catena fatto del di coriaceo. cose, ecco. Esatto, qui entra in gioco anche il coriaceo per dire, perché il coriaceo ci para i colpi, quindi non abbiamo bisogno della cura dell'healer. Per Ok, dire, se siamo lontani dall'healer, abbiamo sempre il coriaceo. invece passiamo alle armi. Beh, le armi sono il pezzo forte, ragazzi, le cuor di leone, che al momento sono le best in slot, a parte per le celestiali, ovviamente, che si ottengono da Zariel. Quelle sono veramente più forti. Per chi ha le cuor di leone, queste ragazzi vi consiglio di sbattervi se volete veramente un PG forte. Questo è la cravatta. Questa è la cravatta del Ok, PG. in caso uno non potesse o non riuscisse a fare né Zarya né Tom per queste armi, che armi ci consiglieresti? Ma sicuramente ci sono quelle nuove della campagna nuova che si trovano con le cacce al tesoro, le Quelle della legiole se non Legione, ricordo intendi? male che si chiamano, sì. Se no comunque andando nella raccolta ad Avernus troviamo tutti i set di armi che sono usciti nuovi. Io non vi so consigliare tra quelle armi quale sia il migliore.
Diciamo che in Sicuramente generale quelle della legione sono le più accreditate, perché comunque sia hanno un bonus di accumulo di statistiche, che se ce l'hanno tutti i personaggi si accumulano tutti insieme, e bene o sì, male ci si esatto, aiuta tutti quanti, ecco. esattamente. Esattamente, sì, forse quelli lì sono, diciamo, le migliori. Con quelle armi comunque si può fare tutto, nel senso, si può fare cittadella, si può fare Tom, se il gruppo è forte, per carità, assolutamente. Spadone nel cuor di leone è tanta roba, è veramente tanta roba, soprattutto se hai la resistenza al 100%, e qui si aggancia anche l'elmo. Avendo l'elmo con la resistenza al 75% e anche sull'arma, se noi andiamo a vedere l'arma, dà il 10% del danno inflitto se la resistenza è al massimo. Usando Capisci la che in una sferzata vita. implacabile. Esatto, una sferzata Quindi implacabile, ragazzi, se esattamente. volete equipaggiare il vostro potere arma, ricordatevi di equipaggiare la sferzata implacabile, ok? Invece nella secondaria. Esatto. Nella secondaria. Ovviamente la cosa da mettere è la severità critica. 10% di violenza del corpo critico. La severità critica è la statistica principale per un DPS barbaro. Più la severità critica è alta, più saranno i danni che si fanno. Ok, e poi ovviamente Tutto un potere. sommato. Poi abbiamo il potere. Il potere, diciamo, che è quello statistico, quello, diciamo, generale, nel senso, Sì. possiamo, per magari cappare le statistiche momentaneamente, andare a prendere un'altra statistica, sconsigliandovelo, però al momento magari Esatto, secondo me non so sconsigliandolo. dove prendere pochi punti statistica, uno li può andare a prendere lì, magari punti Ma poi col ferita, toh. compagno comunque sia, bene o Sì, no, male, anche comunque le altre potere statistiche le è il. capi abbastanza facilmente, quindi Sì, molto potere è comunque diciamo, la scelta la migliore che base. possiamo fare. Ok. E invece sul lato destro qua, nei pantaloni cosa metti? Pantaloni del mercenario, io leggo. Pantaloni del mercenario non li ha nessuno, per un semplice motivo che è importantissimo. Adesso vi spiego perché c'ho questo più 3000 di deviazione. Quando infliggo, l'importante è il bonus comunque, perché se noi leggiamo quando infliggi un colpo critico hai una probabilità del 10% di ottenere 25 punti azione, che sono tanta roba. Deviazione perché? Perché nel momento in cui noi andiamo a vedere le statistiche, di solito sul pantalone si va a mettere difesa, ok? Nel momento in cui io raggiungo il cap, adesso sono più o meno sui 90.500, posso andare magari a mettere un pezzo di equipaggiamento che mi dà un po' di deviazione. Ma questo perché? Perché è sempre legato al discorso della cavalcatura che si collega di nuovo con il meno 25%. Perché io ho messo un po' di autocure in base alla deviazione. Quindi nel momento in cui io mi cappo la difesa a 90.500, io posso andare ad aumentare un po' la deviazione, perché poi si allaccia il fatto dell'autocura sulla deviazione. Tutto qua. Però l'importante è avere un buon bonus, che è quello dei punti azione, che è normalmente quello che si mette. Ok, la maglia invece è la classica macchia Maglia, d'ebano. ovviamente, essendo full DPS, questa non può mancare, Che ci fa fare il 3% di perché danni quando la 3% di resistenza è danno sopra il quando la resistenza è 75%. alta, certo, E quindi assolutamente. questa è un must, come si suol dire, un dovere metterla. E invece qui come Esatto. anelli io leggo che abbiamo l'anello del maestro e l'anello d'oro della deviazione. Ci vuoi dire perché metti questi due? Esattamente. Allora, anello dell'assalto del veterano, sicuramente tutti i nostri attacchi sono a portata mischia. Sì, scusa, Quindi noi andremo l'assalto a del vedere veterano, giusto. Quello del l'assalto del maestro, quello veterano. epico. Sì, sì, è quello epico. Questo qua è quello Questo è leggendario, quello è leggendario. leggendario perché dà un 400 punti statistica in più, quindi non sono tantissimi, però comunque essendo un PG endgame dove tu puoi massimizzare, massimizzi, punto.
Però se mettiamo quello viola va benissimo, perché comunque è il bonus che è importante. Perché i tuoi poteri in mischia infliggono il 3% di danni in più. Tutti gli attacchi che noi andremo a fare sono a portata mischia. Tutti. E invece L'anello quell'altro anello? invece della deviazione, poteri a volontà infliggono il 3% di danni in più. Ora, qua ci sarebbe eventualmente il best in slot per farlo proprio full DPS, sarebbe il predatore dell'ombra, il più 5, che dice che tutti i nostri attacchi Fanno il 2,5 di fanno un percentuale in più. 2,5 esatto, se siamo vicino all'obiettivo. Noi facciamo danno sempre stando vicino, sempre. Quindi quell'anello sarebbe il best in slot, perché qualsiasi attacco noi facciamo lo facciamo da vicino. Quindi avremo un 2,5% di danno aggiuntivo su qualsiasi attacco che facciamo, che sia un giornaliero, che sia una sferzata, che sia un potere incontro, sempre. Questo anello va bene per le statistiche, 8.000 precisione, 12.000 di vantaggio in combattimento. Poteri a volontà va benissimo, perché comunque l'attacco principale è un attacco a volontà, oltre a essere in mischia, quindi va Cioè, alla bene. fine Perdiamo voi barbari ovviamente. diciamo che fate molto danno con la sferzata in sostanza. Esatto, la sferzata è la parte principale della rotazione. Perché sferzata, quando poi andremo a leggere i poteri, la sferzata implacabile, quando noi diamo il primo colpo, attiviamo un 5% di danno, solo per aver tirato una sferzata. Solo per quello. E invece come Quindi, set? come set, ancora oggi il best in slot è il set della cittadella, perché Quindi il libro della abbiamo Villa Oscurità, fisso, esatto, perché abbiamo cintura fisso di un Erines e 2,5, collare di esatto, Benzengi, no, come si chiama? Manto Engine dell'Engine Master. Master, Ok. esattamente, perché noi, se noi andiamo a vedere il bonus, dice che abbiamo un fisso un 2,5% di danno aggiuntivo per qualsiasi target. Quindi ovunque noi andiamo abbiamo sempre un 2,5% di danno in più. Se sono diavoli, immondi o demoni, ne abbiamo un ulteriore 2,5%. Quindi è un 5% di danno se stiamo ad Avernus, se facciamo Cittadella, adesso dove ci sono Ballenas anche. Avalenas, sì. Esatto, abbiamo un 5% fisso di danno, che tutti questi 5%, 3%, 3%, il 5% dello stivale fa tutto cumulo. Quindi è l'ideale. Come incantamento, se noi andiamo a vedere uno slot attacco, abbiamo incantamento tenebroso sul manto dell'Engine Master. Sul manto dell'Engine Master. Ok, eccolo qua. Possiamo vedere incantamento tenebroso grado 15, che è molto forte perché aiuta nel DPS. Noi qui andiamo a sacrificare uno slot di attacco mettendo il radioso, andiamo a mettere il tenebroso, perché se noi lo andiamo a leggere, una volta ogni secondo, quando colpisci un nemico, quindi sempre, hai una probabilità dell'8% di infliggere l'8% dei tuoi punti ferita attuali come danno necrotico fino a un massimo di 24.000. Quindi noi ogni secondo, cioè è tanta roba, ogni secondo avere un 8% di probabilità di infliggere un massimo di 24.000 danni. Cioè fa spavento. E l'unica cosa è che se ne mette uno solo. Non è che dici ne metto due così ho il 16% di possibilità. Assolutamente, ce ne va uno solo, maxato. Punto. Questo è. Ci vuoi spiegare perché non ne vanno due? Perché se noi andiamo a leggere, sempre nella descrizione c'è scritto: gli incantamenti tenebrosi aggiuntivi aumenteranno la probabilità di attivazione dell'incantamento di maggior grado, ma non il danno inferto, ecco. È vero Esatto. che si aumenta la probabilità, ma il danno inferto rimane sempre 24.000. Quindi Esatto. non andiamo a sacrificare magari 2.400 di potere da un radioso per andare a mettere un tenebroso in più. Ecco. Diciamo che un tenebroso lavora bene. Quindi in sostanza, ragazzi, è inutile mettere quattro tenebrosi
per avere un 30%, tanto il danno che fate con il tenebroso è sempre quello e non cambia. Ok? Anzi, andresti a perdere perché poi vai a sacrificare troppo potere per pensare di attivare questo 24.000. Esatto. Ok, passiamo ai manufatti. Qui vediamo che abbiamo i tre libri, come giusto che sia. Tra i libri sono, penso che sia il manufatto per eccellenza, roba più forte non esiste. Cioè, basta leggerlo per rendersi conto che l'avvelenato, insieme agli altri due libri, è una bomba. Per DPS è una bomba. Con ovviamente tutte le storie, Ah sì, perché quando tutte le noi pagine. lanciamo, esatto, quando noi lanciamo il manufatto, applichiamo una storia velenosa che aggiunge un effetto cumulabile che aumenta ogni volta che infliggiamo danno. Dopo 15 secondi, il tuo prossimo attacco infligge 5% danno di arma aggiuntivo per il numero di cumuli. Inoltre In più, guadagniamo anche punti azione. esatto, esattamente. In più, stordisce i nemici in un raggio di 25 piedi dall'area del bersaglio, quindi i nemici sono fermi. Quindi noi abbiamo modo di metterci alle spalle, entrare in vantaggio combattimento e picchiare forte. Poi evochiamo una piccola proiezione di Cartilifax, non so se si Sarebbe il legge draghetto così, il verde. draghetto verde, che scoverà i nemici infliggendo 2432 danno da veleno ogni secondo. Quindi danno nel Quindi, tempo. esatto, dopo aver inflitto danno 5 volte a un qualsiasi numero di nemici, dopo 15 secondi la proiezione esplode infliggendo 9120 danni. Che solo questa storia di follia fa un sacco di danno. Racconti di potere aumenta il tuo danno del 5%, abbiamo di nuovo un 5% di danno in più. E Quindi accumulata tutto poi, il resto, esatto, diventa un botto di esattamente, danno. esattamente. E poi abbiamo il capitolo finale che genera 20 punti azioni ogni secondo per 15 secondi. Qui la Daily si carica più velocemente, aumentando Equivale quasi a Daily un più 30% di velocemente. punti azione praticamente. Esatto, equivale quindi a fare più danno, più deli, più danno. Esatto. Quindi l'avvelenato come principale e gli altri due libri come Avvelenato secondari. come principale e gli altri due libri come secondari perché servono per completare i set. Se noi scendiamo ancora giù dal diario del narratore avvelenato, abbiamo parte di set del diario del narratore, 3 su 4. Quindi noi abbiamo il ghiacciato, l'oscurato e l'avvelenato. Se noi andiamo a leggere 2 di 7, quindi se noi abbiamo due libri, dice aumenta potere di 1000, punti ferita di 10.000. Questi valori aumentano per ogni diario che è equipaggiato. Noi ne abbiamo 3, quindi abbiamo 3.000 di potere e 30.000 punti ferita. È Solo per tanta averli roba. equipaggiati. Solo per averli equipaggiati. Esatto. Il 3 di 7 infligge un colpo extra per danni d'arma su un colpo critico. Questa è solo per averlo equipaggiato. In più c'è tutto il resto che abbiamo spiegato prima. Non esiste un manufatto più forte di questo. Esatto. Per Allo stato DPS, attuale questi barbaro. tre manufatti Esatto, lo sono il usano top. tutti. Lo Sì. usano tutti. Possiamo usare, se non abbiamo i diari, possiamo usare tutti i manufatti che danno statistiche che ci servono. Come ad esempio uno scettro di Alastair, che comunque si usa perché comunque è un debuff molto forte, da colpo critico punti ferita. Abbiamo per dire, che ne so, l'anello di Trobriand che dà anche lì Diciamo in potere. generale, se Possiamo. non abbiamo questi tre libri, è consigliabile equipaggiare tutti quei manufatti che ci passano 3000 di potere, più o meno in Sì, generale, esattamente. E con quelli lì si può andare considerando comunque appunto il libro ovunque, dalla Vile ragazzi. Sì, sì, Oscurità sì, che sì. fa 7 e anche quello passa Quello lì fa 3000 parte del potere. set. Che poi è bellino perché è un libro pure quello, quindi diciamo che facciamo la libreria bella, Esatto. eh? Tornando all'equipaggiamento. Che tipo di kit, cioè, sì, abilità mi pare che si chiamano, hai equipaggiato Kit sull'armatura e sugli anelli, rinforzo. Sì, eccetera? kit rinforzo. Sì, Kit allora, rinforzo, praticamente sul esatto. lato destro andiamo a mettere potere.
tutto potere su testa, lato armatura, sinistro. braccia e Ok. gambe. Sì, lato sinistro, esatto, sì. Lato sinistro andiamo a mettere tutto potere. Ok, Tutto quindi potere perché testa, armatura, braccia e non ce gambe, n'è tutto altri, potere. esatto. Non ce Invece n'è sul lato altri che dici destro che hai vado a messo? mettere. Sul lato destro abbiamo messo rigenerazione e resistenza. Su Ok. tutti e quattro gli slot, sul manto, sui due anelli e sulla cintura. Questo perché mettere rigenerazione e resistenza? Perché va a collegarsi logicamente con la maglia dell'ebano, e se la resistenza è superiore al 75% facciamo più danno, come l'elmo, come l'arma. E quindi avendo la resistenza che si rigenera più velocemente, riusciamo magari ad attivare questo bonus. Ok, ti faccio una domanda. Nella maggior parte dei casi i DPS in generale equipaggiano vantaggio in combattimento. Tu come mai hai deciso di mettere invece rigenerazione della resistenza? A Perché parte questo motivo sì, qui? assolutamente, perché se noi andiamo a vedere le mie statistiche. Nel momento in cui tu, stesso discorso che per quanto riguarda la difesa, che ne abbiamo parlato prima, nel momento in cui io riesco a cappare la statistica a 140.706 senza i kit rinforzi, logicamente vado a potenziare un'altra statistica, che è la rigenerazione e resistenza. Io consiglio di mettere vantaggio in combattimento sicuramente per cappare la statistica. Quando poi arriveremo a un punto che riusciamo a cappare la statistica senza l'aiuto del rinforzo, andiamo a mettere un kit rinforzo che è rigenerazione e resistenza per andare a completare, diciamo, tutti i reparti. Ok? Ok, molto bene. Allora, invece andiamo un attimo nelle statistiche di base, qui, forza, costituzione, destrezza, intelligenza, saggezza, carisma, dici che cosa hai equipaggiato? Sì, allora, praticamente sui punti statistica principali per un barbaro DPS sono forza e destrezza. Quindi tutto Forza, forza e tutto destrezza hai messo i punti. esattamente, sì. Perché Ok. destrezza aumenta la grave critica, che abbiamo detto che severità critica è la più importante, assieme al potere, perché aumenta il danno. E la forza, ovviamente, Ovviamente vabbè, per il siamo danno. barbuti e quindi. Giustamente. Ok, allora, passiamo ai poteri a volontà. Cosa equipaggi qua? Allora, qua abbiamo Sferzata Implacabile, che è la base della rotazione del barbaro e l'attacco principale, perché solo attivandolo aumenta il danno inflitto del 5% su tutto il resto del danno che noi andiamo a fare. Quindi è la base di partenza della rotazione, perché tutti i nostri attacchi vanno sotto questo buff del 5%. E l'altro potere a volontà invece? Abbiamo colpo impertinente, che questo qua è per il singolo, che è molto forte, proporzione 110, portata mischia. E portata volontà, portata mischia, si collegano con i due anelli, quindi abbiamo la percentuale in più del danno. Ok. Niente, passiamo al potere a incontro invece. Potere incontro abbiamo non così veloce, che è il migliore, perché è un attacco molto forte ad area, proporzione 180, e in più rallenta il nemico e dura 6 secondi. E poi abbiamo Salassatore. Questo è il potere incontro che teniamo sia per le mobbate sia per il singolo, perché l'attacco ha incontro più forte che al barbaro. Infliggi danno fisico al nemico, proporzione 920. Effetto aggiuntivo, danneggi te stesso in base al danno inflitto. Qua si collega al talento che andiamo a vedere dopo, che quando lanciamo Salassatore ci fa danno, ma facciamo più danno. Ok? Poi io personalmente preferisco giocare nelle mobbate con Ruggito, perché la cosa principale del barbaro è entrare in rabbia il più veloce possibile e starci il più tempo possibile. Ruggito ci aiuta tantissimo, perché in un gruppo di numerosi mob con un solo Ruggito la rabbia viene caricata in maniera esponenziale.
entriamo in rabbia e facciamo la nostra rotazione. Ruggito, secondo me, è il migliore che c'è, perché stordisce il nemico per 2 secondi. Abbiamo il tempo di andargli alle spalle e di entrare in vantaggio in combattimento. Personalmente io questo lo consiglio, anche se non fa tanto danno, però comunque andiamo a recuperare, piuttosto che mettere il potere accanto, che è un potere a colpo singolo. Lo andiamo a recuperare entrando in rabbia, stando in rabbia tantissimo tempo, facendo danno con sferzate implacabile. Quindi vi consiglierei di usare Ruggito, mi trovo molto bene. Ok, poteri giornalieri invece? Giornalieri, allora, qui sul singolo possiamo usarlo anche nelle mobbate, perché abbiamo avanzata selvaggia, ci va un secondo per lanciarla. E colpisci in affondo un nemico bersaglio e infliggi danno fisico. La proporzione è di 1.400, quindi è un attacco molto forte e respinge qualunque nemico nelle vicinanze. Questo qua sicuramente è un attacco che va sfruttato contro un boss, perché andiamo poi a vedere l'altro potere giornaliero che è dedicato proprio alle mobbate. Quindi sul Ok. singolo questo è il meglio. Invece l'altro potere giornaliero qual è? Abbiamo Valanga d'acciaio, che questo è molto molto forte, abbinandolo a un talento che andiamo a vedere dopo. Qui si balza in aria quando si lancia, quindi si evitano tutti gli attacchi che fanno i mob. Quando atterriamo, prima di ritornare a terra, infligge danno fisico a tutti i nemici nelle vicinanze. Effetto aggiuntivo, leggiamo abbattimento, quello lì è un talento che viene poi abbinato praticamente al potere giornaliero. Vedremo praticamente il terreno che fa una sorta di terremoto. Continueremo a fare danno dopo averla lanciata. Quindi è veramente delle mobbate molto grosse. Questo va lanciato subito, cioè è il meglio del meglio per il barbaro. Ok, Quindi useremo questo passiamo nell'incontro. alle passive, ai privilegi di classe. Ok. Allora, travolgere i caduti. Quando usi un potere con un effetto di controllo, quindi ci allacciamo di nuovo a non così veloce, il tuo danno aumenta del 5%. Ok? Infliggi un danno aggiuntivo del 10% ai nemici controllati. Ok? Quindi nel momento in cui andremo a fare la rotazione, facciamo sferzata, 5% di danno. Non così veloce che ha già il 5% di danno, dato da sferzata implacabile. Facendo non così veloce si attiva travolgere i caduti, che abbiamo un 5% di danno, e poi entriamo in rabbia. Ok? Quando entriamo in rabbia infliggiamo un danno aggiuntivo del 10% agli nemici controllati. Questo Ok. è il migliore che c'è per le mobbate. Infine, i talenti. Qui tutto sopra, giusto? Hai messo Sì, noi tutto qua sopra? abbiamo tutto sopra, Ok. abbiamo velocità implacabile, che utilizzando sferzata implacabile otteniamo una probabilità del 5% di attivare l'effetto velocità implacabile per 6 secondi, consentendo l'utilizzo di non così veloce a prescindere dal suo tempo di ricarica. È molto forte, perché possiamo attivare un potere incontro senza aspettare che si ricarichi, perché tutti i poteri incontro, una volta utilizzati, come sappiamo tutti, hanno un tempo di ricarica. Attivando questo talento abbiamo la possibilità di lanciarne uno dietro l'altro. Quindi, collegandosi a travolgere i caduti, quella seconda volta di non così veloce, infliggiamo il 10% di danno in più. Poi abbiamo Ok. Spilla Sangue, che aumenta la proporzione di salassatore di 400. Ricarica, e salassatore è l'attacco incontro più forte, quindi è giusto potenziarlo ulteriormente, aumentando la proporzione di 400. Ricarica 3 secondi più in fretta, ma salassatore ci infligge danno. Questo, diciamo, è una piccola cosa da pagare, ma il danno che ci fa salassatore è irrisorio, perché abbiamo il coriaceo, abbiamo comunque un po' di autocura, quindi
È logico che se magari siamo un po' tra le curve, siamo in un momento critico di combattimento, che abbiamo po poca vita, sconsiglio di usarlo perché ti suicidi. Ok? Logicamente bisogna utilizzarlo quando siamo in fin di vita, ecco. Ok, terzo talento. Abbiamo penetrazione dall'alto, che quando la tua penetrazione armatura eccede la difesa del nemico, il tuo danno aumenta del 2%, ogni 500 penetrazione armatura eccedente la sua difesa. Il bonus di questo effetto non può superare il 10%, ok? Quindi qua ci allacciamo praticamente alla statistica della penetrazione armatura. Per un barbaro, di conseguenza, ogni 500 penetrazione armatura è necessaria averla 2500 oltre il cap per attivare questo talento. È molto importante avere questa statistica penetrazione alta, più alta di 2500, perché abbiamo il 10% di danno. Ok, vai col quarto. Quando usi valanga d'acciaio, quindi qua ci colleghiamo al potere giornaliero, crei un anello di terreno instabile intorno al punto d'atterraggio, infliggendo danno fisico ai nemici all'interno. Proporzione 250, durata 12 secondi. Effetto aggiuntivo rallentamento, quindi si attiva, travolge i ricaduti. È tutto un buff nella rotazione del barbaro che è spettacolare. Questo talento è l'ideale per le mobbate quando si lancia la giornaliera. Ok, infine l'ultimo talento. Abbiamo rabbia battagliera implacabile, generi il doppio della rabbia, ma rabbia battagliera aumenta solo i danni inflitti del 14%. Non facciamoci cadere in inganno e aumenta solo i danni inflitti del 14%. Noi generiamo il doppio della rabbia. Per un barbaro generare rabbia è la cosa principale da fare. È la base. Tutto la base, tutto il resto che perdiamo in danni con questo talento, lo recuperiamo stando in rabbia. Quindi questo è fisso e rimane fisso. Ok, praticamente con la rabbia il barbaro fa il danno con la rabbia in sostanza. Esattamente, perché essendo in rabbia, infliggere danni, subire danni, uccidere nemici aumenta la rabbia. Ok, l'attivazione di rabbia battagliera aumenta la velocità dei tuoi attacchi a volontà e consuma rabbia nel tempo. Abbiamo immunità al controllo, aumenta il danno inflitto del 20% e diminuisce il danno subito del 15%. Più stiamo in rabbia, più aiutiamo la squadra, più aiutiamo l'healer, perché subiamo il 15% di danno in meno, ne facciamo il 20% in più. Qui si collega il fatto di scegliere ruggito, il fatto di scegliere il talento appunto alla rabbia battagliera, perché più stiamo in rabbia, meglio è per tutti. Ok, andiamo nei doni di Gilda. Cosa hai messo nei doni d'attacco? Sì, allora per quanto riguarda l'attacco, logicamente non può che essere severità critica. Avendo una Gilda di livello 20, abbiamo la severità critica del 15%, aumentata del 15%, che sono tanti tanti danni rispetto al potere. Ovviamente se siamo in una gilda dove non abbiamo il 15% di danno, o addirittura se non hanno sbloccato la severità critica, andremo a metterla sul potere. Nessun problema, severità critica è il best. Best in slot. Ok, nello slot Esatto. difensivo invece qui vedo che hai messo punti Slot ferita. difensivo, punti ferita, diciamo che sarebbe l'ideale proprio. Logicamente abbiamo anche il bonus difesa, però cerchiamo, un consiglio che do è di cercare di cappare la difesa senza sfruttare il dono di Gilda, perché andremo a perdere punti ferita, 32.000 punti ferita, che E sono tanti anche. poi. Sì, perché comunque sono utili anche per andare a fare Zariel, che sono necessari moltissimi punti ferita, ed è un peccato comunque andare a sacrificare 32.000 punti ferita per mettere il dono sulla difesa. Va Sì. benissimo se cappiamo tutto quanto con il bonus difesa, non muore nessuno, Sì, logicamente dopo avere ovvio più ognuno punti fa quello ferita. che riesce a fare, giustamente, non è Certo, che assolutamente, però se uno diciamo che non riesce, questo è un punto pace. di arrivo.
Esatto, questo qua è un punto di arrivo, diciamo, quando sei alla fine, quando hai, quando cerchi di usare i doni per cappare, per portare più in alto possibile alcune statistiche che normalmente Esatto. non possiamo fare. E poi invece non lo so di utilità cavalcatura. Giusto? Noi sì, abbiamo la cavalcatura, sì, l'ideale sarebbe avere rianima malattia e qua dipende dalla gilda. Se facciamo parte di una gilda con rianima malattia è l'ideale, Sì, però perché bonus cavalcatura. praticamente quando moriamo ci toglie il teschio. Il buff, esatto, il buff della morte, Esatto, esatto. Noi riduce. mettiamo, io ho bonus velocità cavalcatura, vado forte, ci metto meno a fare le quest, Eh corriamo sì, tutti più eh. veloci e va bene. È utile magari anche quello della pozione guaritrice, 48% di guarigioni dalle pozioni, magari se facciamo le campagne, magari se abbiamo la nostra pozione radiosa che dà 65.000 punti ferita di guarigione, noi magari ci attiviamo questo, così magari arriviamo intorno ai 100.000, adesso poi Sì, dipende ovviamente dai punti ferita del PG, però se siamo in esattamente. normal content, se facciamo le nostre campagne, non vogliamo usare pietre della salute, mettiamo questo con la nostra pozione piccola e boh, andiamo ovunque. Ok, detti doni di Gilda, passiamo ai doni delle campagne. Cosa equipaggi qui? Sicuramente tutto Sì, potere. allora, principalmente, sì, allora, per quanto riguarda potere, punti ferita, 5 su 5. Un occhio di riguardo sulla maestria demoniaca che aumenta il danno e la resistenza al danno contro gli immondi, quindi diciamo per la campagna nuova va bene, per fare una cittadella va benissimo, quindi 5 su 5 anche qui. Un occhio di riguardo anche sul corridore di maratone che aumenta la velocità di movimento, quindi anche qui direi un 5 su 5. Sicuramente è semplice supporto, abbiamo l'influsso del compagno del 2% di grado, quindi anche qui 5 su 5. Poi diciamo sulla grave critica, ovviamente, come detto in precedenza, grave critica dove possiamo prendere la prendiamo 4 su 4. E poi abbiamo messo svolta rapida, aumenta la velocità di ricarica dell'1% di grado, ok? Come dono Questo sulle bombate. finale, Il diciamo. dono finale, sì, abbiamo messo il dono maestro rabbia letale, che questo è un dono che si attiva all'uccisione di un nemico, quindi è l'ideale per le bombate. Esatto. Abbiamo praticamente una probabilità all'uccisione di eseguire le seguenti azioni per 10 secondi. Aumenta il vantaggio in combattimento di 500 per grado, quindi abbiamo un 1500 di vantaggio in combattimento. Grado 2 aumenta i danni del 2% per grado, quindi abbiamo un 6% di danno in più. E grado 3 aggiunge 4.000 i danni di grado ogni attacco. Quindi diciamo che il Che è un primo mob botto che di muore, danno. esatto, sì, il primo mob che muore, tutti gli altri si beccano 6% di danno e 12.000 di danni ogni attacco. Quindi il Esattamente. primo si sacrifica per dare proprio l'ira al barbaro, ecco. Quindi detti questi doni, in sostanza tutti i punti rimanenti vanno messi, diciamo, per le Sì, statistiche che diciamo, occorrono. esatto, sì, principalmente, sì, se serve vantaggio andremo a metterli sul vantaggio, se serve precisione li mettiamo sulla precisione. Io ho A avuto un occhio di seconda delle proprie riguardo, esigenze, in sostanza. esatto, sì, in base anche agli anelli comunque, perché le statistiche vengono dettate tanto dagli anelli che uno equipaggia. Diciamo che se un barbaro segue la mia build, con gli anelli che ho io, si ritroverà poi a un certo punto di andare a mettere i doni come ho messo io. Ecco, io ho Sì. detto, più o meno siamo lì. Ok, passiamo ai compagni. Quindi abbiamo qui, vediamo il cucciolo di Bulette come compagno Eh avvocato. sì.
Esattamente, sì, è il migliore, è uno dei migliori assieme al Quasit, che dà precisione, potere e difesa, invece il Bullet dà potere, difesa e vantaggio in combattimento, quindi diciamo che è la base di partenza, ecco, per pensare di potenziare un PG ci mettiamo un Bullet e da lì ci costruiamo un PG. La prima Ok. cosa sono i compagni, ok? Come accompagnamento poi abbiamo il menestrello, che è un ottimo compagno nello slot difensivo perché è l'unico che dà 4.000 di potere, 2.000 consapevolezza ce ne frega niente, però noi lo mettiamo per il 4.000 di potere. Sì. Un Per secondo slot. l'attacco abbiamo sì lo slot di attacco, che qui metteremo il corvo perché dà 8.000 di potere. Se fossimo in gruppo di amici che hanno un Raptor leggendario da 2500 di potere per ogni membro che ha il Raptor, quindi essendo una squadra di 5 Sarebbe meglio, arriveremo a diciamo, 10.000 di se fossi in potere. gruppo, cioè il Raptor sarebbe meglio Esatto. perché si guadagnano un 4.000, no, un 2.000 di potere in più, in 2.000 di sostanza. potere, sì. Sì. Purtroppo il barbaro, lo dico sempre, il barbaro purtroppo rispetto agli altri PG, essendo che ha il cammino da tank, lo differenzia molto negli slot dei compagni, perché come vediamo abbiamo tre slot difensivi, un ladro, un chierico, un ranger ha tre slot attacco e fa davvero molta la differenza, perché lui assieme al corvo può mettere un Batiri, Sì, può ma c'è mettere anche da Raptor. dire che comunque il Barbaro, nonostante abbia solo uno slot d'attacco, tre difensivi e un'utilità, comunque sia il suo sporco dovere quando è ora di menare le mani, come si Assolutamente. suol dire, Sì, certo. fa i Diciamo non si buchi tira in indietro, sostanza. Ho ecco. Sì, non si tira visto indietro, Barbari che assolutamente. sono delle bestie, veramente, cioè. Sì, non ha niente a che invidiare con gli altri, soprattutto in questa mod nuova, devo dire che il Barbaro ha avuto un potenziamento notevole, soprattutto sul singolo. Per quanto riguarda il boss, ha avuto un potenziamento notevole. Io tengo il corvo, da 8.000 di potere, vado ovunque e non lo tolgo mai. Non metto il Batiri, contro il boss perché facendo i calcoli 4% di danni, 8.000 di potere più o meno siamo lì. Siamo lì, sì. E quindi tieni il corvo, via. Ecco, il corvo è il best in slot. Abbiamo poi. Per lo slot difensivo, un altro best in slot secondo me che è l'intuizione della scopa, perché diamo violenza del corpo critico 4%, e Che vabbè, tanta evasione roba. critica 2000, 4% in più sulla violenza del corpo critico, sì. Adesso tra Poi l'altro uscirà. c'è anche l'evasione critica, che ho notato che fa molto comodo, credo, l'evasione critica a un barbaro, per quanto sia un DPS. Essendo che noi siamo in mischia, noi praticamente tutte le mobbate siamo nel cuore delle mobbate, quindi cioè prendiamo, le mazzate le prendiamo. Sì. Avendo deviazione e evasione critica leggermente un po' più sopra, logicamente non è oddio, devo andare a cappare l'evasione No, critica, ovviamente. oddio, c'ho solo 50.000 di deviazione. Logicamente vai a prenderla arrivato a un punto come me che dico, ma sì, mi metto 4.000 di deviazione sui pantaloni. Perché tanto la difesa ce l'ho cappata, quindi vado ad agire lì. Logicamente tutto Anche fa, perché evasione comunque critica. da compagni difensivi che diano potere non è che ce ne siano tanti, voglio dire. Quindi bisogna arrangiarsi un po' con quello Non che ce n'è c'è, quello che si tanti, poi trova. comunque sì, esattamente, sì. Come ad esempio io in utilità difesa, nel terzo slot difensivo metto intuizione potente che mi dà 2.000 di potere e 4.000 deviazione. Ok? E ci sarebbe da mettere. Ultimamente ho sempre giocato con il Golem di Ferro che dava 16.000 punti ferita e 2.000 difesa. E ho tolto per mettere comunque 2.000 di potere e 4.000 deviazione ultimamente. Mi trovo bene, faccio leggermente più danno perché ho 2.000 di potere. E poi nello slot utilità non può che esserci il compi, che Che aumenta tanta roba il il best in nostro potere slot del per DPS. 5%. Sì, assolutamente. Ok.
Ok, passiamo all'equipaggiamento del compagno, quindi qui avrai sicuramente le legame. Sì, pietra unica di legame 3x al 15 è, diciamo, la Sì. base di ogni PG, perché passano punti statistica, 70% delle statistiche del compagno. Quindi abbiamo 210% di statistiche del compagno che aiutano il PG a capparsi in buona sostanza. Ecco, poi come equipaggiamento abbiamo la cintura sbiadita del compagno, questa serve, vi dà una mano per cappare la difesa, con la sua pietra runica profana al 15, dà difesa a vantaggio, il grimorio del compagno ricoperto d'edera, due slot attacco con le potenziate al 15, penetrazione e vantaggio in combattimento, e poi abbiamo il talismano d'argento del compagno, anche qui due slot attacco con le due potenziate al 15 che danno potere, precisione e vantaggio. Ok, e sotto invece come potenziamento cosa hai messo? Qui Logicamente estrema severità. precisione che aumenta la Severità severità critica. critica. Ok. Esattamente. Ok, infine andiamo nelle cavalcature. Dici un po' che bonus emblemi hai messo? Sì, allora, come bonus emblema diciamo che non ce n'è uno che prevale proprio su tutti. Sì, c'è, per a dire la verità, che è la scaltrezza del gladiatore. Mettendone tre abbiamo ti muovi più rapidamente quando la resistenza è alta, che come abbiamo visto precedentemente la build è strutturata comunque sul rigenerazione e resistenza, quindi la scaltrezza del gladiatore va a sommarsi a tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima e rigeneriamo resistenza quando è bassa, mettendola per 3 volte non va a sommarsi proprio diciamo adesso qua come c'è scritto No, no, il si somma, non ti 10% preoccupare. a 10, 20, Sì, 30% quindi cioè, di no, non in quel rigenerazione. senso, però si accumula. Se il Sì, si primo è accumula, 10, il diciamo, non. secondo sarà Ah, 5 e il terzo scaltrezza ok, sarà 2 e benissimo. mezzo. Si Sì, accumula esattamente, in sì. decrescendo, diciamo. Esatto. Non fa proprio la somma pari pari, diciamo, ecco. Ovviamente poi gli emblemi all'interno sono tutti del predominio e della brutalità, perché predominio dà potere, influenza, compagno, e brutalità è l'unico emblema che dà potere e assieme alla statistica secondaria che è la penetrazione. Comunque non è tanto secondaria perché comunque penetrazione abbiamo visto nel talento precedente che dobbiamo averla leggermente un po' più alta. Okay? E quindi tre scaltrezze del gladiatore e poi le mie due personalissime scelte che sono benedizione del sopravvissuto e bisboccia del barbaro, perché mi piace mentre picchio avere un po' di auto-healing. Ok? Perché tanto altri bonus emblema, oddio, devo mettere quello assolutamente perché è il migliore di tutti. No, qua mettiamo semplicemente quello che più ci piace, perché arrivato a questo punto io voglio giocare con la benedizione del sopravvissuto e la bisboccia del barbaro, che con ogni colpo critico io ottengo una cura. Avendo la severità critica a 149% da fermo, io ogni colpo che do praticamente mi curo. Quindi è una cosa che consiglio perché comunque aiuta gli healer, il fatto di avere il meno 25% di danno e di guarigione in ingresso per gli stivali che usiamo, tutto fa. Ok? Benedizione Certo. sopravvissuto, deviazione. Quindi avendo un po' più di deviazione riceviamo guarigione nel tempo, quindi quando schiviamo gli attacchi ci rigeneriamo. Insomma, è un bel giocare comunque. Autocurarsi mentre si picchia a me fa impazzire. Ok. E invece lì gli anelli, sono gli anelli, i Abbiamo i collari. collari, ovviamente sì, allora i collari abbiamo severità critica, potere incontro, infliggono il 3% di danno in più, e poi abbiamo guadagno resistenza nel 3%, ok? Quindi anche qui dove io posso andare a prendere la resistenza per aiutare a rigenerarsi. Gli ultimi due slot, gli ultimi collari sono o bonus oro o gloria, insomma, non ce Possono ne stare facciamo anche lì dove nulla. stanno, diciamo. Boh, anche perché sono molto cari, ecco, quindi diciamo che tre collari così con nome diverso.
resistenza, c'è anche quello del movimento, volendo mettere il quarto, movimento Sì, almeno e resistenza. diciamo collari utili al PG Sono quei sono quattro, sì. benvenuti, collari come guadagno oro, gloria, quelli Sì, diciamo che sono se siamo ricchi molto. sfondati e ci dà fastidio vedere l'ultimo slot non riempito col E collare, allora uno mettiamo va a quelli lì. prendere bonus Esatto. oro. Esatto, ci Ok, siamo. invece poteri cavalcatura. Qui Poteri cavalcatura. leggo un Allora, bel come potere da 100%, combattimento, quindi vuol dire che c'hai 10 queste cavalcature sono 10 mitiche. mitiche. Queste sono Sti 10 gran cavalcature cazzi, mitiche aggiungerei. che danno veramente una spinta al PG. Che mi viene da dire, il gioco a parte Zariel non ha poi così tanto senso ormai, Non ha perché valore. sei veramente, veramente, veramente troppo forte per i contenuti che ci sono. Cioè, quando io ho portato al 100% questo rinvigorimento, il PG è schizzato alle stelle, le statistiche si sono cappate da sole, perché ti porta su a 90.000 quasi tutto nelle principali, Ma già le vai a porta fare su anche se non cittadella. hai il 100%, quindi. Sì, esatto, quindi un 100% è proprio il massimo. E quindi per quello puoi andarti magari a rigenerare la resistenza, ti puoi mettere la deviazione. Queste sono poi scelte personali, non dico che Sì. siano giuste o sbagliate. Abbiamo 100%, quindi questo 100% incide anche sul potere di combattimento che aumenta la proporzione, avendo il 100% la proporzione di questo potere sulle mobate è di 1000. È molto forte perché questo 1000 va praticamente a sommarsi con tutta la rotazione che abbiamo spiegato prima, quindi è 1000 di base, poi ci sono tutti i buff, quindi nelle mobate lanciamo questo, muoiono tutti. Potere equipaggiamento abbiamo 15.000 di potere e 5.000 di statistica combinata. Che tanta roba. Quindi niente, c'è altro che pensi di dover dire riguardo alla build AOE del barbaro? No, abbiamo detto tutto. Ok, allora passiamo alla build single target. Vediamo qui cosa equipaggi sulla testa. Vedo che hai cambiato, che cos'è? Sì, come abbiamo la maschera del duellante, perché rispetto al caschetto del leone, qui abbiamo sempre 5.000 di potere. Durante il combattimento contro un solo nemico, quindi un bonus fisso indipendentemente dalla resistenza, 5.000 fisso. Boh. Ok, quindi c'è altro che hai cambiato qui nell'equipaggiamento o solo quello? Sull'equipaggiamento, no, vado così. Esatto. Ok, quindi solo la maschera per il single target di diverso. Ok, perfetto. Esatto. E invece passando di nuovo ai poteri per il single target. Poteri, allora, per quanto riguarda volontà, sono sempre sferzata implacabile per il danno inflitto del 5%, e poi usiamo colpo impertinente che è a proporzione 110, e questo qua è molto forte. Usiamo questo sul singolo. Potere incontro. Potere incontro, salassatore, come sempre. Abbiamo poi colpo da battaglia indomito E quella è e tanta roba. frenesia. Frenesia sì anche, che è a proporzione 975, molto forte, Invece qui la giornaliera che cos'hai? sì. Sempre quelle? Giornaliere, sul singolo sono sempre quelle, sì. Cresce, quello a fianco diciamo che fa più danno però un po' più lento. Teniamo sempre avanzata selvaggia perché l'altro essendo più lento, noi mandiamo questo, possiamo picchiare subito. Quindi recuperiamo tutti i danni che diciamo che non fa questo rispetto all'altro, quindi questo qua comunque sul singolo rimane meglio. Ok, privilegi di classe invece. Privilegio di classe abbiamo sostituito travolgere caduti con lampo d'acciaio, perché i miei attacchi a volontà hanno una probabilità del 20% di colpire il bersaglio due volte, quindi li facciamo il doppio. Mentre Quello a fianco, l'altro. vabbè, colpi taglienti, qui aumentiamo la severità dei colpi critici del 25%, questo rimane fisso. Mobate, singolo, sempre fisso questo. Infine, talenti. Talenti, rimaniamo sempre fissi. Logicamente velocità implacabile è un po' inutile perché non avendo più non così veloce non lo attiviamo, ma
poco importa, nel senso lo teniamo fisso, boh, pace. Tutto il Ok. resto rimane uguale alle mobate. Perfetto, i doni sono uguali a quelli di prima, tranne I per... doni sono uguali perché abbiamo l'equipaggiamento uguale. Ovviamente l'unico dono che cambia è il dono maestro, perché rispetto alle mobate non si attiverebbe in caso di uccisione, siamo contro un boss, siamo contro un singolo, quindi attiviamo il bonus quando muore, abbiamo finito, quindi ci spostiamo su sete di sangue che è molto forte. Quindi solo quello di cambiamento nei doni. Compagni Esattamente, sono gli stessi o hai cambiato sì. I qualcosa? compagni sono sempre gli stessi, no, no, assolutamente. C'è il discorso di sostituire magari il corvo col Batiri, però io non me la sento di consigliarlo perché secondo me il danno si equivale. Quindi scegliendone uno io tengo il corvo sempre. Ok. E cavalcature invece? I bonus sono sempre Cavalcature quelli, abbiamo i immagino. bonus sono sempre quelli, i collari sono sempre quelli. L'unica cosa che cambia ovviamente è il potere di combattimento. Andiamo sul singolo. Offuscamento della vista che lo dà l'orso gufo a mitico, proporzione 3000. Quindi diciamo ho fatto danni per 5 milioni, 6 milioni solo con questo, facendo tutta Tantissimo. la rotazione. Sì, facendo comunque tutta la rotazione. Non è sempre fisso il danno che fa il potere cavalcatura, perché dipende un po' come gli gira, un po' come tirare il dado. Se Sì, esce sì. un buon numero, fa danno. Se è Sì, capace poi anche dipende che anche di se torna. critta, se non critta. Esatto, esattamente, sì, esattamente. Quindi questa in sostanza è la build a single target, giusto? Non è che c'è molto da dire di Esatto. cambiamenti. No, 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 assolutamente. Tutto il resto è uguale. Non so, Logicamente andiamo a magari potenziare. faccio la sparo lì. Non so se lo sai, magari pot si potrebbe forse cambiare il manufatto principale dell'avvelenato con, come si chiama, il cristallo della visione dell'anima che fa il 25% di danni in più per 10 secondi? È una cosa Lo so, plausibile? Oppure no? l'ho usato, però secondo me, a parte il fatto che quando lo usi diventa tutto colorato di azzurro, non so se l'hai mai usato. Sì, voglia. Lo Ecco, uso è molto forte. dalla mod 14, quando è? Non mi È ricordo. fortissimo, è fortissimo, sì. Pensa che Però prima comunque faceva il l'avvelenato. 50% di danno quel cavolo che Lo aveva so, l'hanno fatto. L'hanno nerfato. nerfato. Io usavo questo, o i coltelli anche, o Atropal. Ah, ecco, Atropal. Atropal è molto meglio del cristallo dell'anima. Sì, Quindi ad ogni Atropal. modo tu non sconsigli di cambiare manufatto a single target, Ma consigli perché sempre comunque andando a l'avvelenato. togliere... Sì, andando a togliere comunque un libro vai a perdere comunque i bonus che ci sono dietro, quindi a meno che non siamo in una squadra dove ci si mette d'accordo su che manufatti mettere, stiamo con l'avvelenato, poi magari mettiamo un artefatto di debuff come lo scettro di Alastair, come i coltelli di Viverna, io vado con l'avvelenato, mi presento con l'avvelenato poi. Certo. Quindi niente ragazzi, questo fondamentalmente è tutto, abbiamo detto tutto, sia da OE che a single target, quindi niente, non c'è nient'altro da dire, giusto Nial? Ci siamo, sì, abbiamo detto tutto. Ok, perfetto. Quindi niente ragazzi, questo era il video build del Barbaro DPS. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare un bel mi piace. Se volete vedere il link dei social sono in descrizione. E niente, un saluto da me e da Neil. Un saluto, ragazzi. E ci sentiamo al prossimo video. Ok? Ciao ragazzi! Ciao ciao. Ciao ciao.